Quando si utilizzano virtual instrument che non utilizzano key switch, oppure che alcune articolazioni non sono comprese nei key switch e bisogna caricare in altri canali MIDI le articolazioni aggiuntive, allora potrebbe risultare scomodo dover tagliare la parte o regione MIDI e avere così tante tracce quante saranno le articolazioni per ogni strumento. Per chi preferisce mantenere in un'unica parte MIDI tutta la programmazione, è possibile lavorare con l'Expression Map scegliendo per ogni articolazione il canale MIDI appropriato. Per esempio, con le librerie East-West, molte articolazioni non sono raggruppate nel preset di default, per cui spesso bisogna aggiungere le articolazioni in canali MIDI diversi. Così, se ogni articolazione nell'Expression Map avesse il canale MIDI corrispondente all'articolazione, tutte le note e tutta la programmazione del Control Change segue il canale MIDI. L'indirizzamento del canale MIDI della traccia a questo punto verrà ignorato, sia che sia impostata su un canale MIDI qualunque o che sia impostata su qualsiasi. Thank you.